Qualcuno ha detto che internet sia la più grande invenzione dopo quella di Gutenberg avvenuta oltre 500 anni fa. In realtà, la rete più che altro ha inciso sulle mappe geografiche, ha reso piatta la terra, ha avvicinato popoli e città, ha costruito interminabili ponti che possono essere attraversati alla velocità della luce. Per questo internet è molto più simile alla scoperta e alla commercializzazione dell'energia elettrica, che anche lei aveva accelerato pensieri e idee. Pensate soltanto alla possibilità di lavorare di più, all'allungamento delle ore di lavoro grazie all'illuminazione, o pensate alla possibilità di innalzare alti grattacieli grazie alla costruzione di ascensori che andavano con motori elettrici, o per quanto riguarda i motori elettrici alla possibilità di aumentare la produttività delle industrie. Pensate soltanto all'accensione della radio, della televisione, della rete stessa. Internet non è una cosa e non è un luogo, è un fattore moltiplicativo. È pensiero puro, memorizzato come pitture rupestri sulle caverne per migliaia di anni e trasmesso istantaneamente alla velocità della luce. È il teletrasporto delle intelligenze, è un cantiere aperto dove ognuno arriva con il proprio mattoncino, lo sposta incessantemente e poi quando si è stufato lo lascia lì, a disposizione degli altri. Basterebbe questo per convincersi ad investire nel mondo della rete. Ma c'è molto di più. Infatti è principalmente il mondo degli affari e conseguentemente quello del lavoro tra i principali beneficiari dello sviluppo di internet. Nello studio Internet Matters, The Net's Sweeping Impact on Growth, Jobs and Prosperity, si stima che gli utenti attivi di internet nel mondo siano almeno 2 miliardi e che ogni navigatore produca un valore aggiunto di 20 euro al mese. In 13 paesi analizzati, internet produce 3,4 punti di PIL, una percentuale superiore al peso dell'agricoltura e del settore dell'energia, per esempio. E nei paesi considerati maturi, cioè Svezia, Germania, Regno Unito, Francia, USA, Corea del Sud, Canada, Italia e Giappone, è in media alla base del 21% della crescita del prodotto interno lordo negli ultimi 5 anni. Tanto per capirci, il contributo al PIL è del 6,3% in Svezia, del 5,4% nel Regno Unito, del 4,6% nella Corea del Sud, del 4% in Giappone, del 3,8% negli Stati Uniti e via di seguito fino all'1,7% dell'Italia, all'1,5% del Brasile e allo 0,8% della Russia. Su scala globale, invece, si stima che il contributo al PIL sia almeno del 2,9%. Una cifra pari a 1.672 miliardi di dollari. I consumi e la spesa prodotti a livello mondiale dal web nel 2009, per esempio, sono stati superiori all'intero PIL del Canada o della Spagna e sono cresciuti ad un ritmo superiore a quello del Brasile. E per ogni posto di lavoro che contribuisce a far perdere, internet ne crea almeno 2,6. Ma è sorprendente notare che oltre il 75%, i tre quarti, del valore aggiunto creato dalla rete va a totale beneficio dell'industria tradizionale, principalmente grazie all'aumento della produttività. E internet produce anche il 10% di aumento della produttività per le piccole e medie imprese. Quelle che fanno un uso massiccio di tecnologie web crescono ed esportano ad un fattore doppio rispetto alle altre. Sarà per questo che anche le Nazioni Unite nel loro Millennium Development Goals indicano nella penetrazione di internet una metrica chiave per ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile. Basterebbero questi dati, volendo anche tralasciare il ruolo chiave che internet svolge nei processi di democraticizzazione, a spingere i governi nel voler ottimizzare la loro partecipazione nell'ecosistema globale della rete. Ma incoraggiare l'uso di internet non è che il primo passo per fermare la spesa pubblica. Bisogna costruire il capitale umano, erogare quello finanziario, costruire le infrastrutture, determinare l'humus, l'ambiente ideale affinché anche il mondo degli affari possa cogliere le opportunità dell'innovazione. Ma come siamo messi in Italia a questo proposito? Nel suo rapporto The Global Information Technology Report 2010-2011, il World Economic Forum definisce la competitività come un insieme di politiche, di istituzioni, di fattori chiave che determinano la produttività di un paese. Pensate che per il solo 2015 le opportunità offerte dallo sviluppo delle autostrade digitali assommano qualcosa come 1.900 miliardi di dollari. Eppure, su 138 economie prese in considerazione, alla domanda «Ehi, siete pronti per la rete?» l'Italia risponde con un punteggio secco di 4.0.
posizionandosi al 51esimo posto. E va anche peggio quando si raffronta l'utilizzo che della rete si fa nei vari paesi a livello aziendale. Siamo 71esimi. E come siamo messi quanto alla capacità di creare nuovi modelli di business, nuovi servizi e prodotti sfruttando le potenzialità della rete? Niente di meno che 88esimi. E precipitiamo oltre. Quando si fa una comparazione tra le capacità di ogni singola economia di usare le tecnologie dell'informazione per creare nuovi modelli di organizzazione. 90esimi. Per cercare di spingere i paesi digitalmente arretrati a recuperare terreno, la Commissione europea ha stilato una Digital Agenda for Europe, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto economico e sociale di Internet, definita un mezzo vitale per le attività economiche, sociali, per il mondo degli affari, del lavoro e per la comunicazione. Nel suo rapporto principale, l'Europa, confermata in questo dal rapporto Caio, rileva come il 12% della popolazione italiana non abbia nessun tipo di connettività alla rete. Parliamo di 7 milioni e mezzo di cittadini. Inoltre sarebbe il 36% della popolazione a non avere mai navigato su Internet in tutta la sua vita. 55 famiglie su 100 dispongono di una connessione a Internet, di cui solo 2 via chiavetta UMTS. Ma siamo quartultimi rispetto alla percentuale di utenti Internet regolari, poco sopra il 40% e davanti alla Grecia, alla Bulgaria e alla Romania. Ma rispetto a questo dato, sia la Grecia che la Bulgaria che la Romania hanno tutte un trend di crescita superiore al nostro. La Bulgaria riesce infatti a totalizzare un trend di crescita superiore al 17% in un solo anno, contro il nostro 4%. Il tasso di penetrazione della banda larga, dati rilevati a gennaio 2010, vede in testa la Danimarca, con il 37,8% delle connessioni. Sarà forse questo il motivo per cui hanno appena eletto un governo giovanissimo, con un ministro delle finanze di appena 26 anni? La media dell'Europa allargata, dove ci sono 123.738.940 linee a banda larga e ogni giorno se ne aggiungono 28.199, la media è del 24,8%. E noi siamo 17esimi, con il 18,7%. Secondo l'Eurostat, dati 2009, in Islanda ogni 100 famiglie 87 sono connesse alla banda larga. Dico, sarà per questo forse che la nuova Costituzione, appena riscritta, è stata partorita proprio sulla rete? A livello mondiale solo la Corea riesce a star dietro agli islandesi con 81 famiglie su 100. Poi viene la Svezia con 79 famiglie, la Norvegia che ne vanta 78 e in 28esima posizione arriviamo noi, l'Italia, dove solo 38 famiglie su 100 hanno a disposizione una connessione in banda larga. Ma come cresce questo mercato della banda larga? Il tasso di penetrazione tra il gennaio 2009 e il gennaio 2010, calcolato dove i mercati sono ancora immaturi, vede al primo posto Cipro, con il 4%. La Slovacchia e la Grecia hanno un tasso di penetrazione basso, inferiore alla media, ma di contro vantano un altissimo tasso di crescita. L'Austria, la Spagna, la Romania, la Lituania, la Polonia, la Lettonia, la Slovenia, la Bulgaria e manco a dirlo l'Italia hanno manifestato un tasso di crescita compreso fra 1 e 2 punti percentuali. Fallendo l'aggancio alla media europea e riuscendo a ruzzolare perfino indietro. Curiosamente, la Commissione europea ci informa che vi sono alcune economie, caratterizzate da un più rapido declino del prodotto interno lordo dovuto alla contrazione della crisi rispetto alla media europea, dove il mercato delle linee fisse a banda larga in realtà è cresciuto più velocemente della media europea. Per esempio la Slovacchia, la Grecia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Germania. Mentre in paesi come il Belgio, la Spagna, l'Austria, la Polonia e l'Italia, che hanno manifestato un declino meno rapido del prodotto interno lordo, in realtà il mercato delle linee fisse a banda larga è cresciuto molto di meno. Il tasso di crescita per il mercato in fibra ottica è elevatissimo per quanto riguarda il Giappone e la Corea, mentre trova il suo picco negativo proprio in Europa. A giugno 2010 la banda larga in Europa significa soprattutto DSL, con l'81% dei collegamenti, fibra ottica 2% e altre tecnologie 19%, ma in Italia. In Italia a farla da padrone è proprio e soltanto la DSL, con quasi il 98% dei collegamenti cosiddetti a banda larga. Cosiddetti perché, anche se a livello nominale, la velocità media della banda larga italiana è per circa il 20% sotto i 2 megabit. Per circa il 70% tra i 2 e i 10 megabit e per il 9% oltre i 10 megabit, in realtà ben 120.000 test effettuati da Between dimostrano come le reali prestazioni della banda larga italiana non superino il 55% della velocità nominale dichiarata contrattualmente dagli operatori, che fanno sempre riferimento ovviamente a quella massima.
Grazie a Wikileaks abbiamo potuto leggere un documento riservato stilato da Francesco Caio, il super consulente italiano sulle tecnologie della rete, dove le ADSL super veloci, tanto blasonate, vengono bollate come pubblicità ingannevole e dove si dice che la rete italiana è molto vecchia e alquanto instabile. Sarà per questo che lo studio Broadband Quality Score, realizzato nel 2009 dall'Università di Oxford e da quella di Oviedo, condotto su oltre 24 milioni di misurazioni reali portate avanti da speedtest.net rispetto a fattori chiave come la velocità di upload, quella di download e rispetto alla latenza, ci vede 38esimi. Dopo, molto dopo, paesi come il Qatar, Cipro, il Bahrain, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, Malta e via discorrendo. Netindex.com, sulla base di analoghe misurazioni, indica che negli ultimi 30 giorni siamo 70esimi per quanto riguarda la reale velocità di download, dopo la Cina, e 109esimi in quanto a velocità di upload, cioè la velocità con la quale riusciamo a caricare i nostri contenuti in rete. Forse per questo gli italiani usano la rete soprattutto per cercare informazioni utili per la loro salute e sui servizi relativi alla sanità, poi per cercare lavoro, poi per informarsi, news. Poi ancora per scaricare giochi, immagini, film, musica e quasi il 90% degli internauti svolgono l'attività principe della rete, ricevere e inviare email. Per l'utilizzo dell'e-commerce invece siamo 22esimi, o meglio quintultimi, prima dei soliti noti Estonia, Grecia, Lituania, Bulgaria e Romania, stessa musica rispetto alle aziende che fanno un uso di e-commerce per almeno l'1% delle loro attività di vendita o di acquisto. Siamo terzultimi, prima di Bulgaria e di Romania, e perfino nel tasso di crescita dell'e-government, il governo digitale, l'Italia è assente dalla classifica delle top 20 countries. Eppure, a pagina 43 dello studio Economic Impact of Broadband, perfino la Banca Mondiale riconosce che per ogni 10% di diffusione della banda larga si producono l'1,21% aggiuntivo di punti di PIL. E nel rapporto Network Developments in Support of Innovation and User Needs, realizzato dall'OECD nel 2009 e confermato dal progetto Italia Digitale 2010 di Confindustria, si quantificano in 40 miliardi all'anno i risparmi legati alla costruzione di una buona infrastruttura digitale. Così suddivisi: 2 miliardi per il telelavoro, 1 miliardo e 400 milioni per l'e-learning, 16 miliardi per l'e-government e l'impresa digitale, 8 miliardi e 600 milioni per la realizzazione della sanità digitale, mezzo miliardo per la giustizia e la sicurezza digitale e 9 miliardi e mezzo per la gestione energetica intelligente. Dati confermati da una ricerca del Boston Consulting Group e di Google chiamata Fattore 2011, secondo la quale ad una crescita delle connessioni in banda larga contenuta anche fra il 13 e il 18%, l'economia reale ne avrebbe un guadagno compreso fra i 59 e i 77 miliardi, tra il 3.3 e il 4.3 punti di PIL. Il tutto con una spesa complessiva che, anche a voler cablare in fibra ottica tutto lo stivale, isole comprese, secondo uno studio della Alcatel-Lucent confermato da uno studio cinese, non ammonterebbe a più di 10,4 miliardi di euro. 2 miliardi e 200 milioni per portare la fibra ottica ai cittadini che vivono nelle aree urbane. 7 miliardi e 200 milioni per raggiungere gli oltre 14 milioni di abitanti che vivono nelle aree suburbane. Infine, 1 miliardo per quelli che vivono nelle aree rurali. Ma allora perché il governo italiano, specialmente in un grave periodo di crisi internazionale, non si butta a capofitto a investire sulla rete? In principio fu il governo Prodi. La finanziaria 2008 di Tommaso Padoa-Schioppa destinò 800 milioni allo sviluppo della banda larga. Poi il governo cadde e non se ne fece più niente, ma quei fondi restarono assegnati alla loro destinazione. Poi venne Paolo Romani, l'allora viceministro per lo sviluppo con delega alle comunicazioni, che nel giugno del 2009 annunciò un piano che portava il suo nome, il Piano Romani. Tale piano prevedeva di portare la banda larga con una velocità minima di 20 megabit al secondo al 96% della popolazione e alla restante parte dei cittadini italiani una connettività minima di 2 megabit al secondo. Così, il 9 giugno 2009 parlò il ministro Romani. Cancellare il digital divide italiano costa 1.471 miliardi di euro. Entro la fine del 2012 tutti gli italiani avranno la possibilità di connettersi a internet a una velocità compresa tra 2 e 20 megabit al secondo, prevalentemente in fibra.
Il 1,5 miliardi doveva saltare fuori da 210 milioni di investimenti privati e 1,160 miliardi di finanziamenti pubblici. Fra questi, i famigerati 800 milioni messi a disposizione da Tommaso Padoa-Schioppa, più un altro po' di soldi prelevati dai fondi FAS, i fondi per le aree depresse. La legge 18 giugno 2009, numero 69, all'articolo 1 recita: il governo individua e sottopone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, per l'approvazione del programma, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo che va tra il 2007 e il 2013 a valere sul Fondo delle Risorse per le Aree Sottoutilizzate. Il 19 ottobre 2009, in un'intervista rilasciata a RTL, il ministro Renato Brunetta dice che il piano per la banda larga è ormai pronto. Manca ormai solo l'ultima spinta. Nell'arco di ottobre-novembre possiamo avere il via libera dal CIPE. Conto di avere 2 mega di banda larga per tutti a partire dal 2010, perché solo attraverso una rete internet efficiente possono passare documenti certificati per un cambiamento della burocrazia. Il 4 novembre 2009, meno di 2 settimane dopo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in carica, Gianni Letta, dichiara che il piano e i fondi restano al CIPE, ma sono surgelati, perché c'è la crisi e perché la banda larga non è una priorità. Il 17 settembre 2010 viene annunciata una riduzione definitiva dei fondi, che da 800 milioni passano a 100 milioni, divisi equamente fra finanziamento statale e cofinanziamento regionale. L'investimento si dice ufficialmente che sia una spesa da evitare e non un'opportunità di sviluppo. Così, con tutta probabilità, gli spiccioli residui verranno utilizzati per collegare in fibra ottica 73 distretti industriali, tagliando ancora una volta fuori le famiglie, e questo in barba a tutte le raccomandazioni di Bruxelles sulle reti di nuova generazione. Ma il 9 febbraio 2011, direttamente dal Consiglio dei Ministri, Paolo Romani è in vena di dichiarazioni. Inizia oggi il percorso della banda larga. Abbiamo deciso con il ministro Tremonti un finanziamento di 100 milioni sui fondi FAS per ridurre a zero il digital divide entro la metà del prossimo anno. Ma solo una settimana dopo, spulciando nel decreto mille proroghe, si può leggere: è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinarsi al rifinanziamento del fondo per il passaggio al digitale terrestre. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga, dalla legge 18 giugno 2009, numero 69. Quella di prima. I fondi per la banda larga, già pesantemente saccheggiati, passano da 800 a 70 milioni. Si toglie a internet per dare alla televisione, insomma. Perché? C'entra forse qualcosa il fatto che Silvio Berlusconi e Paolo Romani siano due grossi imprenditori televisivi? E che internet sia un potenziale distrattore di risorse pubblicitarie e un pericoloso concorrente nel processo pluralistico di formazione dell'opinione pubblica? Sta di fatto che mentre l'Italia resta al palo, condannata a regredire impietosamente nelle classifiche sulla penetrazione e sulla qualità dei collegamenti alla rete, fattore che per esempio ci condanna ad essere penultimi prima del Portogallo per quanto riguarda il telelavoro. Tra il 2006 e il 2011 i governi che si avvicendano riescono a presentare ben 12 leggi contro la rete. Nel 2005 è il decreto Pisano che ha condannato il nostro paese all'emarginazione digitale per quanto riguarda i collegamenti Wi-Fi. Nel 2007 arriva la legge Franco Levi che pretendeva che chiunque pubblicasse qualunque contenuto sulla rete internet si iscrivesse al registro degli operatori di comunicazione, il ROC. Nel 2007 ecco il decreto Gentiloni che istituisce e finanzia all'interno dell'Agicom, con la finalità di contrastare la pedopornografia online, il CNCPO, che stabilisce per gli Internet Service Provider il dovere di censurare i contenuti che l'Agicom ritiene a suo insindacabile giudizio non idonei alla circolazione, senza passare dalla magistratura. Nel settembre 2009 poi il comma Pecorella voleva aggiungere un nuovo comma all'articolo 1 della legge sulla stampa, 1948, per applicare la stessa disciplina anche ai siti internet aventi natura editoriale, senza specificare quali fossero questi siti internet aventi natura editoriale. Nel gennaio 2009 anche la legge Barbareschi apporta il suo contributo, cercando di applicare regole ferree a tutela del diritto d'autore e di applicare la dottrina Sarkozy, che prevede la disconnessione forzata dei cittadini dalla rete anche in Italia. Parliamo dello stesso Barbareschi che usava le battute di Spinoza.it per la sua trasmissione sulla 7. Nel febbraio 2007, Giampiero D'Alia, senatore UDC,
vuole istituire la repressione di attività di apologia o di istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet. A tal fine vuole dare pieni poteri al Ministero degli Interni affinché possa emanare circolari immediatamente esecutive che impongano agli internet service provider di oscurare un sito web arbitrariamente ritenuto pericoloso per le leggi italiane. Poi arriva la legge Carlucci, che vuole identificare con un documento di identità ogni singolo bit che transita in rete, e nel dicembre 2009 è proprio Paolo Romani, quello che continua a promettere la banda larga che non arriva mai, a storpiare una direttiva europea in modo da imporre a chiunque carichi un video o faccia streaming audio-video in rete, sia pure la videochat con la fidanzata, l'equiparazione ai grandi editori televisivi, con i conseguenti obblighi che ne derivano. Sempre a dicembre 2009 Maroni stila un codice, il cosiddetto codice Maroni, ovvero un decreto governativo per fermare la violenza sul web. Il decreto non arriva, ma in compenso Maroni incontra a porte chiuse i responsabili dei più diffusi social network e parla di cose che non è dato conoscere. Di lì a poco un alto dirigente della polizia postale si lascia sfuggire che alti graduati del suo corpo sarebbero andati a Palo Alto, in California, e avrebbero ottenuto da Facebook le chiavi di casa di oltre 20 milioni di profili di navigatori italiani, con la possibilità di effettuare una serie infinita di controlli, come per esempio tutelare preventivamente l'onorabilità e la reputazione delle persone in vista, i cosiddetti VIP. Nel gennaio 2009 ecco che arriva anche la proposta Lauro, che vuole considerare internet un aggravante per chi incita a delinquere, portando niente meno che la pena a 12 anni se il reato viene perpetrato per via telematica. Ed è dal 2008 che all'interno del DDL intercettazioni il famigerato comma 29 terrorizza il web, pretendendo di applicare il diritto di rettifica pensato nel 1948 dalla legge sulla stampa a qualsiasi sito web, minacciando fino a 12.500 euro di multa. È ancora aperta la questione della delibera Agicom, che pretende di dare a chiunque gli strumenti per rimuovere dei contenuti caricati sulla rete prima ancora che sia un giudice a pronunciarsi sulla correttezza della rivendicazione. Nel frattempo, in Finlandia la banda larga è diventata un diritto costituzionale, come l'acqua, come l'elettricità. Tutti avranno i loro 100 megabits entro il 2015. In Germania il 75% delle case l'avrà entro il 2014 e la Francia sta investendo 10 miliardi di euro per servire 4 milioni di abitazioni entro il 2012. E mentre le istituzioni indiane riconoscono il tablet come uno strumento utile alla formazione e per questo ne stanno distribuendo a migliaia fra gli studenti gratuitamente e presto contano di distribuirne milioni, qui da noi il progetto più innovativo è quello finanziato da 17 testate e 34 fondazioni di origine bancaria, che prevede di portare i giornali e la carta stampata a 2 milioni di ragazzini sui banchi di scuola. Forse si poteva fare qualcosa di più. O no? Non te l'ho fatto!